Io e la mia amica Violet abbiamo trovato un cucciolo di lupo mannaro. Estra tenero e puccioso, specialmente un sacco in gamba. Ha anche un sacco di poteri che lo renderanno molto pericoloso. Riusciremo ad allevarlo oppure ci sbranerà. Ok, perfetto, ed ho finito di cuocere il pane. Che cosa? Cosa c'è, Violet? Dimmi pure. Hai solo 3 secondi per lasciare like, altrimenti un lupo mannaro verrà a sbranarti. 3, 2, 1. Benvenuto nello stormo. Che c'è? Ma le hai viste queste? Cosa? Ma che cosa sono? Sono dei segni. Ci sono anche... sì, sono tipo dei graffiti, Ascolta, ok, io l'effetto del lupo mannarismo l'ho finito tanto tempo fa, già con Zio Gruke e con tutti gli altri. Ma sei sicuro? Assolutamente sì, non mi sono più trasformato in un lupo mannaro. Quindi la cosa veramente mi stranizza, ti giuro, è strana questa cosa. Beh, dobbiamo capire che cos'è, perché questa cosa fa male anche agli alberi. Ho visto ce n'è uno anche qua vicino. È vero, ok, ma che cosa sono queste cose? Sono peli, sembrano dei peli, guarda. Sembrano peli di lupo mannaro, lo sai? È vero. Oh mio Dio, mi sa che è proprio una scia. Io non voglio andarci però, No, dobbiamo andarci, Violet, mettiti la spada in mano. Mi raccomando, ce l'hai? Sì, ce l'ho. Perfetto. Mamma mia, deve essere proprio arrabbiato o affamato questo lupo mannaro. Ascolta, noi abbiamo delle pecore. Dove sono le pecore? Abbiamo delle pecore? Sì, dove abbiamo delle pecore. Dove sono le pecore? Ma sono lì sopra le pecore. Perché ci fanno sopra l'albero? Scusami. Non lo so, sono finite da sole lì. E io che ne so, mica le posso portare io lì. No, ma sono solamente quelle le nostre pecore. Allora non gliele possiamo dare da mangiare al lupo mannaro se sono così poche, porca miseria. No, ma non vogliamo mandarlo via, non mangiare, non dargli da mangiare. Beh, d'altronde potremmo essere i suoi amici. Non credi se gli dessimo da mangiare? Vabbè, ascolta, andiamoci, ok? Sbrighiamoci anche. Ok, proviamo a vedere. Okay. Che schifo, mamma mia. Se questa cosa mi fa paura, io me ne vado. Va bene, Violet, ok, mamma mia, ogni volta veramente mi. Che cos'è? Che cos'è? Si muove? Oh mio Dio! Violet, guarda qua! Vieni a vedere, idiota! Ma... È un cucciolo di lupo mannaro! Ciao, piccolino! È un piccoletto! È vero, è piccolissimo! Posa ciao! La spada, gli fai paura, oh, così. Cavolo, è vero, hai ragione! Ciao! Ascolta, voi... Oh mio Dio, no, Violet, oh mio Dio, è troppo bello! È così cute! Sembra un cagnolino! Aspetta, adesso lo accarezzo, vediamo cosa accade. Ecco, così... Così. Anch'io. È piccolissimo. Lo portiamo a casa. Sì, lo portiamo a casa. Gli do tutte le pecore che vuoi. Aspetta, ma cosa ha fatto qua? Sembra che tipo abbia, non lo so, masticato del legno. Hai fame, piccolino? Hai fame? Oh, Violet, andiamo. Dai, piccolino. Dobbiamo sfamarlo. Come lo chiamiamo? Volpino? No, che non è una volpe. È orsetto, orsino, orsacchiotto, orsuno, orso. Perché orso? Winnie the Puma, top. Allora, perfetto. Vabbè. Winnie l'orso. Winnie, lo chiamiamo Winnie. Winnie, okay. Winnie, ascolta. No, è lui che ha fatto questo, vedi. Oh, cavolo, è vero. È vero, mi sa che l'ha fatto lui. L'hai fatto tu questo colpettino, vero? Piccolino, mica l'ha fatto magari qualche altro lupo mannaro che potrebbe ammazzarci vivi, vero? No, che non l'hanno fatto. No. Ok, non sono mica ci sono. Mamma e tuo papà non ci sono qui, vero? È vero, sì, spero di sì. Vabbè, allora. Sì, perché siamo. Dai. Io adesso voglio essere sua mamma perché è così carino. No, non credo che possiamo diventare i suoi genitori, vai. Cioè, guarda, è un. Però bambino... è la sua padroncina, dai, mi va bene lo stesso. Posso toccarti la coda? Magari è bella la tua coda. Attento. Oh, cacchio, scusami. Scusami. Che fai? Scusami, non volevo. Tieni. Ecco, dagli la carne. Vuoi del pane? Magari è vegetariano, non lo so. Ma che ti sembra vegetariano? Non lo so, che cacchio ne so. Ok. L'ha mangiata. La sta mangiando. Aspetta, ma non è che magari è cruda, cioè è cotta e non gli piace. A lui piace magari la carne cruda. Complimenti se sei arrivato a questo minuto del video. Mi raccomando, commenta con hashtag vampiro o hashtag lupo mannaro, in base a quello che ti piace di più. Non lo so. E vedi che l'ha buttata, appunto, porca miseria. Che cavolo, ascolta. Dove la vado a prendere la carne cruda io adesso? Non lo so. Ah, lì sopra. Ehi, piccolino. Piccolino. Ascolta, vediamo, aspetta, voglio vedere se effettivamente sei anche forte e figo con magari ha qualche potere, non lo so, è un lupo mannaro. Ok. Era un bel colpo. Mi ha graffiato. Magari ha preso la felpa. Ok, si è preso la felpa. Fortunatamente ha preso solo la felpa. Allora, piccolino, ti spiego, ok? Vedi lì sopra, ci sono delle pecore. Potresti andare lì sopra a saltare, non lo so, magari ti arrampichi sugli alberi, non so cosa. Sì, magari se ce le porti giù ci fai un favore. Sì, è vero, magari perché così ce le possiamo mangiare. Cioè, non mangiartele solamente tu, ma mangiamocele anche tutti noi. Cioè, noi ce le cuociamo, tu te la mangi una intera viva, ok? Esatto, vai Winnie. Però vedi che è piccolo e non ci riesce, mamma mia. Oh cacchio! Ma che cavolo è sta roba? Aspetta!
Però questa tenerità riesce a trasformarsi nella sua forma finale. Oh mio Dio. Oh cacchio, questa cosa è parecchio inquietante. Ecco come è riuscito a fare quei graffi. Allora è stato proprio lui, però con la sua forma finale. Probabilmente l'avrà fatto magari quando guarda come salta. Oh ehi, mio Dio. Quindi, aspetta, ok, che piccolino. Siamo noi. Ok, è ritornato normale. Oh mio Dio. È strana la cosa, lo sai, è parecchio inquietante. È gigante, quattro volte noi. Sì, in effetti sì. Ok, quindi la stai mangiando. Ah, posso te l'hai mangiata, perfetto. Ok, quindi adesso però, aspetta, te le sei mangiate tutte. Te le mangiate tutte! Le nostre pecore. Adesso quindi, che facciamo? Ma porca miseria, perché ti sei mangiato tutte le pecore? Chi te l'ha detto di farlo? Mio Dio. Va bene, ascolta. Ascolta, Winnie, entra qua dentro. Allora, Winnie, adesso io ti insegno una cosa, ok? Innanzitutto, questa è la zona cucina. Praticamente noi cuciniamo qua il cibo, solo che tu sei abituato. No, no, non graffiami però i muri, attento, ok? Attento. Me li sta graffiando, poi lascia i segni. Vai, Lo so. Dobbiamo stare attenti a lui, è piccolo, non lo capisce. Ho capito, però. Ascolta, Winnie, vediamo se è forte in qualche cosa, non lo so. Via, appena sbranato... Aspetta, magari lo posso cavalcare. Trasformati nella tua forma normale, Winnie. Trasformati nella tua forma quella finale, quella figa da lupo. Bravo, bravo, ok. Mettiti, aiuto. Sdraiati un attimo. Non hai paura? Ok, aspetta, magari è figo, magari ci riesco. Oh cacchio, scusami. No, non volevo. Cacchio, no, aiuto. No, secondo me dovresti correre. Ricorri. Seguendo, aiuto! Me ne vado nella mia casa. Vieni, Violet, vieni. Oh, perché miseria. No, mi sa che gli abbiamo dato fastidio. Sbrighiamoci. Lo sapevo. Io, corri via. Ci stai seguendo. Mio Dio. È qua dietro. Corri. Mamma mia, sopra quella pecora. Ah, guarda, ci sono le pecore. Guarda, Winnie. Che brucia la porta, eh. Oh, cacchio, corri. Vieni qui. Ok. Oh mio Dio, ha sbranato tutte queste pecore. Oh, porca miseria, dobbiamo tenere la porta chiusa in qualche maniera, Violet. E che ne so io. Ok, perfetto, così non passa. Ok, ottimo. È una sedia. Lo so, tranquilla, magari riusciamo comunque. Ma riesce a suonare pure. Ok, avanti. Oh mio Dio, è sempre lui, aspetta. Che carino, si vedevano solamente loro. Mi ha distrutto, no? Scusa, Violet, che queste cose veramente mi fanno venire la voglia di fare figli. Ok, allora, piccolino, ascoltami, ok? Allora, queste sono tutti gli strumenti che noi serve per uccidere i lupi. Per uccidere le pecore. Le pecore, sì. Non trasformarti qua perché ci distruggeresti casa e non Mentre sarebbe te tanto bello. A te servono solo le tue mani nude. Esatto, a te servono solamente le tue mani nude. Che significa? Che lui è più forte di tutto quello che abbiamo noi. Ah, ok, appunto. Quindi, ora vediamo se sei bravo appunto a fare magari il pro della situazione. Vediamo, magari, non lo so, sa fare qualcosa di figo questo bambino. Vedi quella, oddio, cosa vedo? Lì c'è un lama. Quindi, guarda, lì sopra, vedi quella sopra, quella montagna lì sopra, lì. C'è un lama, valla a prendere, si vede proprio la testa, valla a prendere, vai, Winnie. Vediamo quanto ci mette. Dai, Winnie, ok, cronometro. Cronometro. 1, 2, 3, 4, 5. Cosa? 6? Oh mio Dio. 7. Cosa? 6? 8, 9. Oh mio Dio, l'ha sparato sicuramente. Oh mio Dio. In 10 secondi. Secondi. Attento. Oh mio Dio. Ok, non si è fatto nulla. Oh. Ok. È fighissimo. Sì, è troppo forte. È troppo bellissimo. Lo so. Appunto, Winnie, ascolta. Adesso dovremmo però. Violet, hai sentito pure tu questo richiamo? Io. Questo richiamo non l'hai sentito pure io. Tu? Erano altri lupi? Winnie, scusami un attimo. Aspetta, ma tu. Winnie, tu hai i genitori ancora vivi? Sono andati a fare la caccia? Oh mio Dio, ho paura che probabilmente di notte ritorneranno. Probabilmente di notte ritorneranno, sì. Violet. E se stanno che noi. Sì. E ci verranno ad uccidere. I suoi ci verranno ad uccidere. Siamo morti, spacciati. Ascolta. Ascolta. No. Tu vieni qua con me e ti portiamo di nuovo in casa tua, nella tua cavernozza. Così almeno se ti trovano sempre lì. Vieni qua. Segui la carnozza. Segui la carne, quella cruda, buona che ti piace a te. Vieni. Violet, via. Violet, prendi qualche blocco per riempire questo buco. Riempi. Ho un blocco di lana, aspetta. Prendine altro, vai. Vieni qua, piccolino. Vieni qua.
Allora, adesso devi capire che tu mica puoi stare con noi. Noi non siamo i tuoi veri genitori, capito? Anche perché potrebbero ucciderci i veri tuoi. Quindi, adesso tu ti metti qua. Ti metti un po' a graffiettare come hai fatto finora la pietra. Magari, non lo so, rosicchi questo legno che ti sei portato da presso. Probabilmente era una barca vecchia. E nulla. E noi ci vediamo. Ciao! Speriamo che non mi segua. Speriamo che non mi segua. Ok, no, non mi stai inseguendo. Perfetto, almeno no. No, porca miseria, mi stai inseguendo, cacchio! Ah, Violet, è chiuso la porta! No, sto aspettando a te. Cavolo, qua. Vai. Vieni. Oh, cacchio. No, dobbiamo togliere un po' di peli. Dobbiamo togliere i peli. Li sono in mezzo. Attento. Lo so. Vai. Vai. Vai, te sei proprio un idiota. No, entrare. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta, vedi, okay. Te l'ho detto. Aspetta, non è che magari muore perché non respira. Magari. C'è un sacco di... Aspetta un attimo, non è che magari... Non è che magari vai a letto. Ho capito. Ora che abbiamo... No, aspetta, cosa fai? Ah, ok, perfetto, ora sì che respira. Aspetta, non è che magari può uscire. Ok, no, non può uscire. Ok, Violet, no, diciamo, non è che magari i suoi genitori che lo trovano magari in questa maniera, che non era così prima, vengono di proposito a romperci le scatole a noi dopo. Ma dobbiamo nasconderci. Oh, cavolo, mi sa che dobbiamo cambiare casa. Sì, dobbiamo prendere tutto quello che abbiamo spostato. No, mio Dio, non ci credo. Cosa, aspetta. Non dimmi che sta... No, sono appena uscito, ma hai letto un gran problema. È un lupo, non ci abbiamo pensato. Vabbè, ascolta. Riscava. Ascolta, ce lo portiamo noi, ok, va bene. Ce lo portiamo via dalla sua famiglia. Tu vuoi portarlo a casa sua? Come? Ho la vita nostra. O semplicemente dobbiamo portarcelo via. Lo sai che possono spranarci? Lo so, ma lo farebbero comunque, lo sai. Oh, cavolo. Spero solo che ci perdonino. Vabbè, però, che cacchio. Questo qua si trasforma in casa. Adesso me la riempie piena di peli.